perché ho voglia di cambiare questa città, perché ci ho sempre creduto e perché credo che ci sia un modo migliore di fare politica. Sono di San Fruttuoso, voto Roberto per avere meno disagi sul viale Lombardia. E io sono di Monza e voto Roberto per avere una città con trasporti migliori e magari in futuro anche una fermata della metropolitana. Voto Roberto perché ha una freschezza dopo tanti anni di impegno, una passione per la città che è difficile di trovare in qualcun altro. E credo che queste caratteristiche possano per davvero garantirci tutti per una città migliore, più bella, più ordinata, più voto tranquilla. Voto Roberto perché spero che abbia più attenzione per i bimbi. Voto per Roberto Scanagatti perché è una persona onesta, competente professionalmente, motivata. E quindi credo che noi non abbiamo alternative rispetto a questa candidatura. Voto Roberto perché è il candidato migliore, che ha già dato prova di saper governare la città in passato molto meglio di come è avvenuto in questi ultimi 5 anni. Ha l'esperienza necessaria, le capacità necessarie per poter attuare quello che è il programma del centro-sinistra e avere una città migliore di quella che ci ha riconsegnato Mariani dopo 5 anni di malgoverno. Voto Roberto, chiaramente. E perché? Perché lo conosco, che è una persona molto seria e molto... Prefero e voto Scanagatti perché è una persona assolutamente competente, con tanta esperienza nell'attività amministrativa e che saprà guidare sicuramente molto bene la nostra città. Io voto Roberto perché vorrei che non costruissero più tante case e sistemasse un po' di più la periferia. Voto Roberto Scanagatti per una Monza più ciclabile e con meno traffico. Voto Roberto Scanagatti perché è una persona adatta in questo momento, in questa Italia che è buca in tutti i posti. Voto Scanagatti perché penso alla persona, è una persona competente e la competenza in questo periodo vale, in questa fase politica nella quale le persone hanno sempre più importanza e l'esperienza che se ne dica sempre. Sostengo Roberto Scanagatti perché è una persona onesta, perché nel corso della sua carriera politica ha dimostrato tutte le sue capacità e credo che queste siano le qualità migliori per poter essere il sindaco del futuro di questa città. Allora, io voto Scanagatti perché amo la mia città, perché voglio più verde, voglio più spazi per i giovani, voglio sentirmi libera all'interno di quello che è il mio ambiente. Roberto Scanagatti per la sua esperienza, per il suo interesse per il territorio e per i cittadini. Sostengo la candidatura di Roberto perché sono tanti anni che lo conosco che è una persona molto affidabile e le auguro di potercela fare questa volta. Ritengo che in questa lista ben rappresentata da Roberto Scanagatti ci siano persone giuste che mantengano i valori della nostra Costituzione. Stimo tutti quanti, il programma è bellissimo perché è stato un programma democratico con tante idee da parte di tutti i cittadini e faccio in bocca al lupo a tutti, soprattutto a Roberto. Allora, io voto Roberto perché avrei voglia di avere tanto lavoro, che non ce n'è, siamo in crisi e le strade, i marciapiedi, di rifare un po' i marciapiedi, le strade, perché fa schifo. Okay. E Mariani la fa un cavolo, scusa la parola. In San Rocco, io abito a San Rocco, c'è una schifezza unica, di fare, insomma, avere un po' più di progetti e di avere qualcosa in più a Monza, insomma, ecco. E quella persona davvero che a mio avviso può, come dire, far uscire la città di Monza da questa crisi di identità che in questi anni in modo particolare ha subito con la giunta Mariani. Ciao, io sono Luigi, sono di Monza e voterò Roberto perché l'ho visto da sempre impegnato nel mio quartiere, che è quello di Cedarno. Roberto perché è una persona alla mano ed è anche una persona che mi ispira molta fiducia e con tanta anche esperienza. La mia, la città, un deserto.